Buongiorno a tutti, sono Dario Gregori, sono professore di statistica medica all'Università di Padova e vi presento questo master in biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica, che è organizzato dall'unità che dirigo, che è l'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica della mia università. La nostra è un'unità che di fatto fa da provider per tutte le iniziative e le esigenze relative alla statistica medica, alla biostatistica applicata alla ricerca clinica e in buona parte anche preclinica. I nostri ambiti di ricerca sono i più vari, andiamo da temi tradizionali come la metodologia epidemiologica, la statistica medica, per arrivare fino a campi decisamente inusuali o comunque più di confine, come per esempio l'analisi del rischio o l'economia sanitaria e recentemente il machine learning. Abbiamo deciso di costruire questo master per una serie di motivi. La nostra struttura infatti è collocata all'interno del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari e di Sanità Pubblica, dove soprattutto per la parte clinica abbiamo l'opportunità di interagire costantemente con clinici di varie e chirurghi di grande professionalità e che abbiamo coinvolto nella realizzazione di questo master. Il corpo docente, il comitato ordinatore che potete vedere, così come il corpo docente, riflettono questa eterogeneità, partecipano adesso sia statistici, sia biostatistici, sia clinici e chirurghi. Prima di dare un approfondimento su quelle che sono le motivazioni e le linee guida culturali che caratterizzano il master, diamo due flash su come immagineremo la comunicazione tra noi, parte docente, e voi, iscritti, futuri iscritti al master. Le motivazioni, dunque, la prima modalità di comunicazione è chiaramente l'email. Gli studenti al master hanno un'email dedicata che, come vedete, può corrispondere alla persona fisica oppure più in generale al gruppo di persone che vi seguirà nel corso del vostro percorso formativo. La piattaforma Moodle, che è quella che è di fatto la piattaforma che vi permette di usufruire delle informazioni fare gli esercizi, di consegnare i compiti e via via, insomma, di fatto vi seguo in tutto il percorso del master, è anch'essa dotata di un sistema di mail, ma anche di un sistema di forum che permette un'interazione più informale sia tra di voi con i docenti e sia tra di voi come studenti per risolvere problemi in maniera ancora più informale. Non ultima, abbiamo attivato anche una piattaforma di chat che dovrebbe, almeno nelle nostre intenzioni, rendere il processo di comunicazione ancora più spedito e più efficiente. Dunque, dicevamo, perché un master di primo livello in biostatistica per ricerca clinica e la pubblicazione scientifica? Beh, diciamo innanzitutto che è un master unico nel suo genere in Italia. È un master che prende conto di una parte da una presa di coscienza, ovvero che abbiamo una necessità costante di produrre evidenze scientifiche di alto livello a supporto delle decisioni cliniche, a supporto delle decisioni di prevenzione e quant'altro che riguarda i pazienti. Allora queste evidenze bisogna saperle produrre e bisogna saperle anche comunicare. Ecco quindi che questo master è un master che lega la parte di produzione della conoscenza alla parte di diffusione della conoscenza stessa, in quanto, diciamo così, la filosofia che sottintende il master stesso è che non deve esserci una soluzione di continuità nelle competenze dalla produzione all'utilizzo del dato. Ed è chiaro che questo master è un master che possiamo produrre solo se esiste una continuità
collaudata e costante sinergia e comunicazione tra le componenti cliniche e quelle tecniche e statistiche. Siamo convinti di essere in grado di fornire questo tipo di prodotto proprio in virtù delle attività che quotidianamente svolgiamo con una ricerca che, ci tengo a dirlo, è di ottimo livello. Vediamo le informazioni sul corso. Il corso è chiaramente un corso finalizzato a studenti di varia estrazione ed è questo anche importante. È un corso che vuole essere di primo livello perché riteniamo che delle conoscenze e delle competenze di questo tipo siano trasversalmente utili sia al personale sanitario che a quello medico. E quindi abbiamo deliberatamente scelto di rivolgerci ad un uditorio anche di primo livello, senza per questo che sia da considerarsi un minus per coloro che decidono di accedere a un master di questo tipo già in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico. Il corso si divide fondamentalmente in due parti, una parte di lezioni che noi chiamiamo frontali, anche se in realtà non lo sono perché vengono erogate online, e una parte di pratica. Devo dire che anche le lezioni, la prima parte molto pratica, diciamo corredata e accompagnata costantemente dal lavoro sul campo, homework, analisi, riflessioni sui protocolli scientifici, ma diciamo mentre nella prima parte questo tipo di lavoro avviene in maniera accompagnata, guidata, nella seconda è più un lavoro autonomo. Se dovessimo indicare dei time frame su queste due parti, direi che la prima parte va da un 6 a un 7, 8 mesi e la seconda da 1 a 3 mesi, in maniera abbastanza flessibile, anche se naturalmente nel corso dell'anno vi daremo delle indicazioni precise su quali sono le scadenze da seguire. Il corso è costantemente organizzato e gestito su una piattaforma Moodle, tutto il materiale, i video delle lezioni, i PDF delle slide, il codice del software da utilizzare sarà messo a disposizione su questa piattaforma. Una parentesi sul software: per facilitare la fruizione a casa, ma anche perché riteniamo che sia sicuramente uno dei software che è di punta per lo sviluppo della statistica medica ed è di fatto uno standard internazionale, useremo un software che si chiama R. È un software che ha vari livelli di complessità di utilizzo, si va da un livello molto sofisticato a livello di programmazione spinta, per in realtà arrivare anche alla possibilità di utilizzarlo attraverso dei menu, quindi una scelta guidata su quelle che sono le funzioni da utilizzare. Una parola a parte meritano le videoregistrazioni, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo così, del flusso lavorativo o di studio nella prima parte del corso. Più o meno vi verranno messe a disposizione 2 o 3 ore di video registrati ogni settimana. Alla fine della settimana vi verrà assegnato un homework che dovrà essere svolto in un tempo congruo, di solito entro la fine del modulo a cui si riferiscono le videoregistrazioni stesse. Questa organizzazione in moduli è stata pensata per costruire un'omogeneità nei messaggi e anche per favorire una fruizione modulare del corso stesso. Si va da dei moduli di base su quelli che sono gli approcci generali della metodologia della ricerca scientifica, parleremo di archiviazione dei dati. Ovviamente affronteremo i metodi statistici di base e più avanzati per finire, come vedete, con gli ultimi due moduli che saranno fortemente orientati all'epidemiologia clinica nella costruzione di un protocollo di ricerca e nella stesura, finalmente, di un articolo scientifico soprattutto orientato agli studi osservazionali. Questo non perché la ricerca sperimentale non ci interessi o non vi interessi, ma in realtà perché
gli studi osservazionali rappresentano per molti un primo approccio alla ricerca, essendo oggettivamente di un livello di complessità più basso. La seconda parte sarà costituita da un progetto che indicativamente dovrà iniziare aprile-maggio del prossimo anno sarà fondamentalmente orientato sul disegno di un protocollo piuttosto che un'analisi o anche eventualmente una rassegna critica di una letteratura scientifica pertinente, dove per rassegna critica intendo soprattutto per quello che riguarda gli aspetti metodologici. Noi riteniamo che attraverso questo tipo di formazione e non ultimo attraverso l'adozione di una piattaforma e-learning e quindi di un approccio, se vogliamo, moderno alla formazione avanzata dello specialista, si possa effettivamente andare a colmare questo gap culturale che di fatto ancora esiste, questa necessità, se non altro, di formazione che leghi la ricerca clinica, la ricerca applicata alle sue componenti metodologiche, alla fine di produrre una buona ricerca e essere in grado di diffonderla in maniera appropriata.